Che viene da Oxford, è un professore, uno psicologo che ha studiato da 20 anni come l'ambiente esterno influisce sulla percezione del gusto, quindi come i colori, come la musica, come il packaging. Ed è uno studio che ha influenzato moltissimo anche tutte le aziende di marketing, le aziende che fanno dalla Coca-Cola a qualunque altro tipo di prodotto, quanto i colori influiscano sul gusto. Si pensi che una volta la Coca-Cola fece una bottiglietta bianca in omaggio al WWF, se non sbaglio, e durò un mese l'esperimento. La gente diceva che faceva schifo, non piaceva, era troppo dolce, era identica la Coca-Cola, aveva solo cambiato il colore della bottiglietta e fu un fallimento totale. Poi abbiamo, insieme al Dipartimento di Chimica, faremo un evento sulla scena del crimine con lo scrittore Marco Malvagli, parleremo di droga, senza usarla ovviamente, almeno non qui dico. E avremo un divulgatore scientifico che viene da Israele, ringrazio Centoscienza che ci ha aiutato, che è il professor Molecula, che fa degli spettacoli quasi legati alla scienza. Avremo divulgatori scientifici noti come Paolo Attivissimo, come Dario Bersanini, gli altri sono già stati ricordati, Elio, Ivan Capelli, Mario Isola, insomma. L'ultima cosa che tengo a dire invece è Ogeima. Ogeima è un altro progetto che nasce qui, nasce a Setio, nasce in Archimede, è il primo spettacolo teatrale che vede recitare insieme robot e uomini e attori. Fatto insieme alla Scuola di Robotica di Genova, fatto insieme a Sebastiano che ringrazio. E questo spettacolo avrà la prima nazionale a gennaio, giusto? Più o meno? Febbraio, marzo, più o meno. Ma durante il festival faremo una primissima prima, una piccola demo di questo spettacolo. Vi ho già rubato un sacco di tempo e quindi passo subito la parola a Michela Meo, prorettore del Politecnico di Torino. Vi ringrazio per averci invitato perché io credo che per noi come università sia estremamente importante avere delle occasioni per svolgere la nostra missione di divulgazione scientifica, di partecipazione e di condivisione delle nostre esperienze e delle nostre competenze. Noi tradizionalmente siamo molto concentrati sulle nostre missioni fondamentali, che sono quelle della ricerca e della formazione, e a volte tendiamo un pochino a trascurare questa missione della divulgazione scientifica o della condivisione delle nostre esperienze. Però io credo che mai quanto in questo momento invece ci sia proprio una domanda da parte di tutte le componenti della società perché noi riusciamo a condividere, a fare divulgazione, a spiegare che cos'è l'innovazione, la ricerca e la tecnologia oggi. Al Festival dell'Innovazione della Scienza, raccontando alcune delle nostre ricerche nell'ambito delle nanotecnologie e dei nanomateriali con delle implicazioni, delle applicazioni molto interessanti nel mondo della produzione dell'energia pulita, quindi riduzione dell'inquinamento, ma anche della medicina e quindi dei farmaci basati su nanoparticelle per la cura dei tumori, più tante altre iniziative che vi possiamo magari raccontare in seguito. Ricerca che viene svolta nel Dipartimento di Chimica e anche della divulgazione della stessa ricerca. Inizio subito anch'io ringraziando il comitato organizzatore e il direttore scientifico perché ci ha coinvolto sin dall'inizio nell'organizzazione di questo festival e quindi nella strutturazione del programma del festival e abbiamo risposto con entusiasmo immediatamente grazie a un gruppo di lavoro che opera con successo in Dipartimento. E questo gruppo di lavoro in realtà si occupa di questa terza missione della divulgazione scientifica da anni, è ben strutturato e si rivolge a un pubblico molto vasto in termini di, diciamo di estrazione sociale e culturale, ma anche di fasce d'età. Quindi noi divulghiamo la scienza, la ricerca che si svolge nel nostro dipartimento a partire da bambini in età prescolare, nelle scuole elementari, nelle scuole superiori, fino poi a un pubblico più adulto. Il superamento di un luogo comune che davvero associa la chimica a dei pensieri negativi di inquinamento. La chimica non è un problema, la chimica è una soluzione. E forse non tutti sanno che l'industria chimica, che è ben presente su questo territorio, a questo festival,
È un'industria che ha subito una rapidissima evoluzione nel corso degli ultimi 10 anni, proprio in relazione a dei temi della sostenibilità ambientale. E mi ha fatto piacere vedere nel programma del Festival che c'è un evento dedicato alla Green Chemistry, avete invitato Katia Bastioli che sta promuovendo la Green Chemistry in Italia, ma in Europa anche, e la ricerca nei dipartimenti universitari oppure nelle stesse industrie che fanno innovazione ormai veramente dettata, diciamo, da questi criteri della Green Chemistry. Abbiamo valutato quindi non solo ricerca e innovazione, ma abbiamo cercato di portare un messaggio rispetto alla bellezza della chimica, alla poesia della chimica, che è un messaggio direi molto molto subliminale, soprattutto a livello di scuole superiori, no? L'ora di chimica in fondo evoca anche qui qualcosa di difficile, di concetti difficili da assimilare sui quali abbiamo sudato durante gli studi superiori. In realtà la chimica è arte, la chimica è poesia, gli atomi sono come delle lettere che si compongono per formare delle parole, che nella chimica sono le molecole a loro volta si compongono per formare dei capitoli di libri che possiamo pensare siano degli organelli subcellulari e così via, fino a una forma di complessità assoluta. La chimica quindi è un linguaggio che supera le barriere linguistiche, e così come la musica. E infatti tra gli eventi che noi abbiamo voluto proporre in questo festival è proprio un evento che associa la chimica e la musica, quindi la voce degli universi invisibili. Parleremo di polvere di stelle, chissà se è la stessa polvere di stelle evocata nella chiave a stella di Primo Levi. E questo mi dà modo anche di ricordare Primo Levi come filo conduttore davvero, che parte dal nostro dipartimento di chimica dove si è laureato e arriva a Settimo. Quindi gli eventi, diciamo i tristi eventi degli studi universitari di Primo Levi l'hanno portato ad allontanarsi dall'Accademia, o forse l'avrebbe fatto lo stesso, non lo sappiamo. Di fatto noi ancora lavoriamo e studiamo negli stessi locali, negli stessi edifici in cui lui ha studiato, quindi la sua presenza ancora permea, diciamo, il nostro antico edificio che è il Dipartimento di Chimica. Parleremo di molecole fluorescenti, quindi di nuovo un richiamo, diciamo, alla bellezza e all'estetica della chimica e come la stessa chimica può farsi ispirare dall'arte. In questo senso abbiamo cercato di cogliere l'essenza del messaggio di questo festival, quindi di avvicinare il grande pubblico, il pubblico di ogni età, a questa parola ostica, se vogliamo. Buongiorno, sono qui in rappresentanza del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Fabrizio Manca, che mi incarica quindi di portare il suo saluto e di esprimere anche il suo compiacimento per il brillante, sempre più brillante risultato del festival, che dalla sua prima edizione, come abbiamo sentito anche nei discorsi precedenti, è cresciuto. Questo è un segno tangibile del ruolo importante che ha avuto anche la collaborazione con l'ufficio scolastico, con le scuole. Ecco, le scuole hanno risposto da subito e sempre di più molto bene all'appello che l'ufficio scolastico, anche attraverso tutta la macchina del festival, ha indirizzato loro. Le scuole che collaborano sono tante, ci sono le 5 che sono all'interno dei 6 comuni dell'area metropolitana che oltre a quello di Torino sono coinvolte nel festival, 5 scuole in cui si svolgono, sono istituti superiori in cui si svolgono alcune delle manifestazioni, delle conferenze, ma oltre a quello ci sono le tante, tantissime scuole che partecipano per creare, per aiutare il festival a creare il momento finale dei laboratori, e stanno lavorando e di anno in anno lavorano per i mesi precedenti proprio per preparare questo momento clou che è quello della occasione finale della chiusura del festival. E le scuole sono davvero tante, si è sentito che alcune sono anche al di fuori, 5 sentivo al di fuori della regione,
e i ragazzi partecipano con un entusiasmo che è veramente trascinante. Vediamo che non soltanto i docenti delle discipline scientifiche, che più chiaramente possono essere legate ai temi del festival, ma anche docenti di discipline non scientifiche vengono coinvolti, e i genitori, quindi diciamo tutti i portatori di interesse del mondo della scuola, studenti, docenti, genitori, sono tutti coinvolti in un momento importante che è quello del festival. Due cose mi sono dimenticato. Una, che a proposito di innovazione, quest'anno la maggior parte degli eventi del festival sarà in diretta streaming. Anche questa conferenza stamattina è in diretta social su Facebook, ringrazio Matteo Cantamessa per questo. Alcune conferenze della mattina hanno avuto tantissime richieste dalle scuole, purtroppo lo spazio, come vedete, ha circa 100 posti, quindi alcune scuole guarderanno quegli eventi, visto che non c'era posto, in diretta streaming a scuola. E l'ultima cosa, forse avete visto al fondo, ci sono delle persone che indossano una bellissima maglietta del festival, e sono dei tifosi ovviamente, ma sono anche dei volontari, perché la novità di quest'anno è che per la prima volta abbiamo i volontari del festival, persone che hanno aderito in maniera spontanea, speriamo, a partecipare al festival, e quindi in base alla loro disponibilità oraria e anche alle loro attitudini vivranno con noi il percorso del festival. Chi parla prima di voi due? Buongiorno a tutti, io mi chiamo Matteo, frequento l'Istituto Bossomonti, frequento la quarta del corso turistico. Prima, in primis, ci tengo a precisare che tutti noi studenti dell'Istituto siamo molto contenti di essere qui e di partecipare a questo evento, perché è un'esperienza formativa e trasversale per noi. Infatti noi durante il corso degli anni studiamo, oltre le materie linguistiche che per noi sono formanti, anche materie scientifiche, come ad esempio chimica, fisica e biologia. E questo ci dà la possibilità di avere una competenza più ampia e di avere un approccio al sapere in modo appunto più ampio. Grazie mille. Ciao a tutti. Mi chiamo Pietro Simone, ho 18 anni, sono dalla quarta B dell'Istituto Gobetti Marchesini Casale di Torino, e parteciperemo al Festival di Innovazione della Scienza. Scusate, sono un pochettino emozionato. Ci tengo a fare dei piccoli ringraziamenti ai nostri professori che ci stanno seguendo in questa esperienza, in quanto insieme alla dottoressa Loredana Prisco ci dà la possibilità di partecipare attivamente al contest, in quanto appunto ci siamo in qualità di lavoratori che da alcune settimane che ci stiamo preparando, come per esempio assistenti al salone, come pubblicizzazione dell'evento. Come pubblicizzazione dell'evento? Punto. Non lo dici. Perfetto. Pubblicizzazione dell'evento. Ci tengo a concludere col dire che spero di essere all'altezza dell'evento, in quanto vi voglio invitare tutti quanti a venire. Vi aspettiamo all'evento e punto. Dimentico tutti gli anni una cosa, sempre. Quest'anno mi sono dimenticato Italy, nel senso che quest'anno un'altra novità, faremo aspettando il festival, perché non bastava il festival, e quindi il 7 e l'8 all'Indotto da Italy ci saranno 2 giorni di laboratori ed eventi dedicati alla chimica. Con un altro istituto. Con un altro istituto, che dimmi cosa devo dire. Dillo tu. Bene, ringraziamo il Sensore Santa Rosa, coadiuvato dal Centro Scienza sugli esperimenti che sono stati fatti. Ma l'avevi scritto? Aspetta. Si ringrazia l'Istituto Santor di Santa Rosa per le attività che si svolgeranno da Italy, coadiuvati dal Centro Scienza. Grazie a tutti, è finita.